Fratellino, mettiamoci comodi. Ho finito di lavorare, ho finito. No, tutti i pagamenti oggi, cuore, tutti i pagamenti, che palle. Beh, va bene, avvicino il cuore mio. Missioni, fino a quando stanno? E stanno. Quando finiscono, pazienza, aspetteranno che avanzano. E vabbè, aspetta, mi sono dimenticato. Vabbè, cuore mio, dai. Mannaggia questa febbre qua, questa febbre. No, prima ti ho detto, ti stavo sfottendo. Perché dicevo che mi farei venire la febbre per il tanto 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 attendere. Veramente mi sto consumando, mi sto consumando. Quanto mi dispiace questa febbre che è sempre così così alta. Guarda, è una cosa proprio che non riesco a mandare giù. Cioè non si scherza, capito? Cioè le 7:39 e 4. Vabbè, spero ti abbiano dato qualcosa per farla abbassare, no? Vediamo se c'è qualcosa di bello oggi. Mamma mia, non c'è proprio niente. No, quello è mio. Vediamo questo. Non c'è niente cuore, va Buddha. Vabbè, niente, niente estate oggi. Hai letto il fatto prima che ti ho mandato l'altro? Vediamo se l'hai letto. Anche se presumo con la febbre alta, se l'hai letto. Ma buona. Niente, oggi solo perdite di tempo, cuore mio. Consulente, vai, vedi, redditi, c'è da pagare questo, pagare questo, da pagare questo, c'è da pagare questo. Uff, che palle, mamma mia. Cioè, già non si lavora. In più c'è pure da pagare. Cioè, capito? Ti girano le palle. Guarda, quando sono queste cose, invidio il tuo lavoro, perché è un lavoro bellissimo, cioè non c'è da pagare niente a nessuno, cuore mio, cioè c'è da pagare tasse, non c'è da pagare niente, non c'è da pagare nulla, tutto pulito. E vabbè, come dici te, ci sono i pro e i contro, lo so, cuore mio. Sai cos'è? Che non si può lavorare perché alla fine cioè, fai a società con lo Stato, anzi lo Stato prende il 60%. Se ti fai due conticini fra contributi, fra IVA che versi, fra redditi, IRPEF, IRAP, immondizia e quant'altro, cioè, capito? Ti tartassano. Allora se tu guadagni 10.000 euro l'anno, ipotesi, devi dare 6.000 euro allo Stato, 4.000 euro ti restano a te per campare. E lo Stato ti dice, sono buoni, con questi 4.000 euro tu puoi campare, capito? Così funziona. Ecco perché voglio dire,
L'Italia ha cioè il più alto numero di tasse al mondo. Capito? Al mondo. Vabbè, va. Quando nasco di nuovo farò un altro lavoro. Esentasse. E lo so che mo stai dicendo, fai ancora in tempo, fai ancora in tempo. Lo so che me lo stai dicendo. Vabbù, cuore mio, vabbù, da. Spero tu esca presto da lì, così hai voglia di fare quante cose faremo, cuore mio. Però la prima cosa è quella che ci dobbiamo riprendere totalmente, perché voglio che devi stare bene, voglio che il tuo sorriso deve essere sempre raggiante, quel tuo sguardo che non dimentico mai. Cioè, una fissazione, cioè proprio ce l'ho qua, cuore mio, cioè, capito? E non so se ti posso far capire o se riesco a spiegarmi. Sai, quelle, cioè io praticamente, ovunque guardo praticamente, cioè tu mi dici che sto impazzendo, ma non credo, perché questa è una delle prime meraviglie al mondo, lo sguardo. Cioè, capito? Ti resta così impresso, ce l'ho proprio dentro, hai capito? Dentro. Io quando chiudo gli occhi, vedo il tuo sguardo. Quando apro gli occhi, se dovessimo andare da lontano, vedo il tuo sguardo. Non mi prendere per pazzo, cuore mio. È così, cioè, è inutile, cioè, è inutile. È così, e deve essere così, capito? Quando c'è questo. Come si dice, questo affetto così profondo, io glielo auguro veramente a qualcuno di provarlo, perché è una cosa bellissima, cioè è meravigliosa questa cosa, cioè provare questa tipologia di amore verso una persona strabiliante, cioè, cuore mio, è pazzesco. Io credo che tu riesca a capirmi perché, sai, sono quelle cose che succedono rare volte nella vita. Secondo me al mondo ci saranno pochissime persone con questa tipologia di affetto, del pensiero costante, come ti posso dire, della voglia di abbracciarsi, di stare ad aspettare quel momento meraviglioso che è quello dell'abbraccio, capito? Come dire che ci guarderemo in faccia e dice: hai visto, cuore, ce l'abbiamo fatta. Tempo ci abbiamo messo, però ci siamo riusciti, capito? E questa è la cosa più bella. Però nel contempo non ti nascondo che mi afferro a quello sguardo, cioè sempre quando mi sento un po' che dico, mannaggia mio fratello, mannaggia così, e mannaggia la febbre, e porca puttana questa radio così, e porca zoccola questa che non va, cioè, capito? Poi guardo da lontano il tuo sguardo e mi divento molto più sereno, vedi come mi vedi adesso, perché ho guardato in fondo e ho visto il tuo sguardo, ed è bellissimo, perché tu, cuore mio, mi vedi sempre, capito? Io invece non ho cuore. E questa cosa cioè, mentre a te sì, va bene, però capito, tu mi vedi, ad esempio, quando vengo a San Giovanni, mi vedi che sono là, capito? Cioè, io mi accontento dello sguardo. Cioè, vedi quanto è paradossale la cosa, però è bello lo stesso, è uguale. Io mi fermo solo lì, solo a quel momento. Cioè, lo porto sempre dentro di me. Vabbè, no, mo mi commuovo, lasciamo stare, lasciamo stare, lasciamo stare. È troppo bello, capito? Quegli occhioni là, quello sguardo profondo. Vabbè, va. Vabbè, dai, raccontami un po' di te, come sta andando. Perché insomma, alle 7 mi hai detto 39 e 4, mi sono un attimino
Sono andato un attimino in agitazione, perché quando inizio a superare i 30, inizio la mia mente a viaggiare, a viaggiare, a viaggiare. Spero adesso che si sia abbassato un po'. Si spera un'altra bella sudata stanotte, così cacciamo via un altro po' di febbre. Mannaggia la miseria, ma un po' cuore mio. Sembra di dire che non ci vuole lasciare sta febbre. Mannaggia, l'avevamo azzerata totalmente, guarda, veramente, prima di iniziare la radio, proprio mi ricordo 36,2, c'è niente praticamente. Però allora venne Padre Pio, ti ricordi quale, che passò tutta la nottata insieme a te e che ti disse: non ti preoccupare, non troppo di sofferenze, vedrai che poi tutto passerà. Io sto pregando che venga a trovarti, cuore mio, per farti passare completamente sta febbre. E ogni sera gli do un bacetto. Sì, non mi prende per pazzo, ma gli do un bacetto e gli dico: se proprio vuoi sapere, dico, Padre Pio, per favore, stai accanto a mio fratello che ne ha bisogno. E poi niente, faccio sempre la croce, do un bacetto e mi addormento. E vabbè, è cuore, è così, è che ti devo fare. Si è entrato proprio nelle mie viscere, cioè proprio nelle vene, nel sangue, cioè nel sangue scorre mio fratello, capito? Nel mio sangue, il mio cuore, quello oramai stai dentro qua, ha preso la chiave, l'ha buttata, però proprio, capito, ti sei creato proprio un bello spazio, entri proprio nelle vene. Vai attraverso tutti i globuletti, capito? Là dentro stai tu proprio. Va bene, cuore mio, dai, ci siamo detti due chiacchiere, va. E niente, io spero che si sia abbassata un pochettino la febbre. E niente, ma mi vado a preparare quelle frise che ti ho detto. Sì, stasera ho voglia di così, di mangiare così, tranquillo. Quando le mangerò penso a te, pensando e sperando che tu, anche se non ricordo male, l'hai pure mangiato ultimamente. Spero le stia mangiando anche tu, oppure spero stia mangiando anche di me, ci mancherebbe il massimo per mio fratello, il massimo. Va bene? Beh, cuore mio, e ci sentiamo dopo per la buonanotte, ok? Un bacio a mio fratello, un cuore. E un abbraccio forte forte. E speriamo che stanotte Padre Pio si faccia una passeggiata e venga a mettere la mano sulla pancia, sulla testa e ci faccia passare questa febbre. Ciao cuore mio, ciao, a dopo.